siamo nel 1924. Nel 25 fu impegnato nel girare tutta la diocesi di Carpi per incoraggiare l'adesione dei giovani all'azione cattolica. Nel 26 collaborò alla nascita a Carpi del gruppo Scout. Il 1 gennaio 28 entrò nella giunta diocesana di Azione Cattolica come presidente della federazione giovanile. Erano quelli gli anni della tensione tra la Chiesa e il regime fascista. Nel 27-28 a Carpi erano stati sciolti gli Scout, era stata sciolta l'opera realina di Don Benatti e il 30 maggio del 31 in Italia vennero sciolti ben 15.000 circoli giovanili cattolici con oltre 800.000 iscritti, perché il fascismo voleva sottrarre alla Chiesa l'educazione dei giovani. Il 9 giugno del 1930, proprio qui a Mirandola, sposò Maria Marchesi, che aveva conosciuto nel 1925 e dalla quale ebbe questa numerosa e splendida famiglia. Il 1 gennaio 1934 lasciò il lavoro nel negozio Paderno di vetri e armeria e fu assunto presso la Società Cattolica di Assicurazioni all'Agenzia di Modena. Nel 1935 dovette iscriversi al Partito Nazionale Fascista per motivi di lavoro e siccome la sigla era Partito Nazionale Fascista, lui l'aveva tradotta per necessità familiari. Per necessità familiari. È una invenzione che indica anche un po' del suo spirito. Il 20 dicembre 1936, dal vescovo di Carpi, Monsignor Carlo De Ferrari, venne nominato presidente dell'Azione Cattolica. Nel 1937 fu cavaliere dell'Ordine di San Silvestro e nel 1939 entrò nel consiglio di amministrazione del giornale L'Avvenire d'Italia. Con le leggi razziali antisemite del 1938 e dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il clima a Carpi e in tutta Italia divenne pesante e l'odio verso gli ebrei, gli oppositori del fascismo, divampò sempre più violento. Nell'autunno del 1943 il servo di Dio intensificò la sua opera di aiuto per gli ebrei e per altri perseguitati, aiutandoli ad espatriare, talora procurando documenti di identità falsi, in collaborazione con Don Dante Sala, Mammanina e altre persone. E mi piacerebbe queste ricordarle tutte, perché sia a Carpi che qui a Mirandola come in diocesi credo che siano figure che sono rimaste anche, me lo auguro, nella tradizione. Poi scoperto venne arrestato l'11 marzo 1944 su ordine del reggente del fascio di Carpi e venne condotto al comando delle SS a Bologna, ove rimase fino al pomeriggio del 13 marzo. La sera del 13 fu trasferito nelle carceri di San Giovanni in Monte a Bologna. Il clima storico-politico in Italia era caratterizzato dalla Repubblica di Tassalò, che aveva proclamato sì il cattolicesimo religione di Stato, ma non ne era stata riconosciuta ufficialmente dalla Santa Sede ed era ormai in rotta con la Chiesa, che disapprovava la violenza e le persecuzioni fasciste. Il 4 luglio 1944 Fogherini, che era stato interrogato solo una volta, il 15 aprile, senza processo, venne trasferito con altri prigionieri al campo di concentramento di Fossoli, al numero 73, e il 5 agosto del 1944, prima venne trasferito a Gries, sobborgo di Bolzano, campo di concentramento per prigionieri politici e razziali. Il 5 settembre 1944 partì da Gris insieme ad un gruppo di deportati, tra cui Olivelli, Gioia, Innamorati, Fianchetti e altri, e il 7 giunse al campo di Flossenburg, l'ho ricordato poc'anzi, dove era detenuto Bonhoeffer. Tra il 29 e il 30 del 1944 fu assegnato al sottocampo di Hesbruck con il numero 25.518 e fu sottoposto al lavoro durissimo, come documentato dalle testimonianze e dagli scritti dei sopravvissuti. Verso la fine del 1944 fu ricoverato nella infermeria del campo per la febbre dovuta ad una infezione a una gamba e al piede sinistro.
e morì. La data più documentata è il 27 dicembre del 44 per setticemia. Come riportato dai documenti del campo di Flossenbürg, e secondo la Croce Rossa la morte sarebbe avvenuta il 24 dicembre, ma la data, vi dicevo, più documentata è quella del 27 di dicembre del 44. Sulla morte di Fogherini è fondamentale la testimonianza di un maresciallo dei carabinieri, Salvatore Becciu, ex internato a Esbruck, che aveva udito il racconto del compagno di Fogherini, Teresio Olivelli di Mortara, il quale lo aveva accudito raccogliendo le sue ultime parole. Olivelli morì poco dopo Fogherini. E il 15 maggio 47 il maresciallo Becciu firma la dichiarazione di morte di Edoardo Fogherini. Ci sono dei dati che voi conoscete. Nel 55 fu insignito della medaglia d'oro alla memoria da parte dell'Unione della Comunità Israelitiche, che fu consegnata a Milano alla presenza della moglie il 17 di aprile di quell'anno. Nel 66 a Bologna fu consegnata la Stella d'Oro della Bontà alla memoria. Il 18 febbraio 69 l'Istituto per i Martiri e gli Eroi Yad Vashem attribuì la medaglia di giusto tra le genti, come riporta il titolo della biografia di Giorgio Vecchio, riconoscendo che egli aveva contribuito a salvare la vita a 105 ebrei. Il 20 agosto 69 la famiglia fu invitata a piantare un albero a nome di Edoardo Fogherini nel Viale dei Giusti a Gerusalemme, e il 3 maggio del 71 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma il console di Israele in Italia consegnò al figlio Rodolfo Fogherini l'onorificenza. Il 15 marzo 95 scoprirono i figli Rodolfo e Carla nella Valle della Gloria a Gerusalemme una lapide in memoria di Edoardo Fogherini. Queste brevissime note noi le dobbiamo collocare in tre quadri di riferimento. Il primo è quello di un cristiano esemplare, perché spesso questo dato si dimentica. E noi siamo affascinati dal fiorire di una pianta, ma dimentichiamo le radici che sono nascoste, che sono anche non attraenti a vedersi, che sono anche realtà dure. Eppure è lì che dobbiamo appuntare la nostra attenzione. Non voglio qui fermarmi sulle realtà familiari, che sono tante e ammirevoli. La moglie, i figli, la cura e quello che lui scrisse dal campo di concentramento prevedendo ormai la sua fine imminente. Ma c'è una caratteristica che non dobbiamo ignorare, la sua discrezione. Era sì un giornalista dell'Avvenire, ma aveva per i propri pensieri, i propri sentimenti, una discrezione, direi, ammirevole, e conservava tesori preziosi nell'anima. Sono contento che ci sia la raccolta delle lettere e la pubblicazione, che mi auguro non tardi molto. Ma questo amore all'interno della realtà familiare, e oggi vale la pena di ricordarlo, si traduceva anche nei servizi alla comunità, all'Azione Cattolica, ricordavo già in particolare, agli aspiranti, ai giovani, agli adulti, agli scout. Credere è amare e sperare. La sua fede si traduce in amore, il dono. Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me. E non c'è amore più grande che dare la vita. In un mondo come il nostro, in cui sembra che l'egoismo, che l'autoreferenzialità,
che gli interessi privati prevalgano su tutto e ricordare una persona che mette gli altri e l'interesse pubblico comune al primo posto, credo che sia un dovere che genera commozione e un compito che non dobbiamo eludere.